Vai, chi sei? Ciao, sono Fabrizio Maiocco, sono presidente di CGM Verse e stiamo sviluppando un metaverso che porta i contenuti del Web 2 dentro Web 3. Adesso vi facciamo vedere un po' come funziona il nostro sistema. Quindi, allora, però io qualche domanda scomoda la devo fare, no? Sì, vai. C'è un po' di maretta sul mondo metaverso, qualcuno si è sentito un po', forse non preso in giro, ma sì, deluso dal grande pump che c'è stato. Sì. E poi pensi che ci sia un futuro e che, guarda, quello che è successo è stato un rallentamento? Allora, dato che è successo questo, c'è stata molta speculazione, noi nel nostro metaverso non vendiamo land, quindi è proprio completamente diverso. Noi abbiamo due tipologie di utente: l'utente business ha uno space che paga un canone annuale, come se fosse un account web, perché la nostra filosofia è proprio portare contenuti web 2 dentro web 3 immersivo. Mentre il consumer, quindi il classico utente, si registra, non paga nulla, gli viene regalato un alloggio e poi di lì può entrare in città e fare quello che vuole. Ma noi, proprio per evitare speculazioni, noi affittiamo gli space. Poi sul marketplace che metteremo online, tu potrai comprarti i tuoi space, o se sei un creator puoi mettere i tuoi lavori e venderli. Allora, prima con chi stiamo parlando? Con Angelo Diverse, direttore creativo. Qua abbiamo Fabrizio Maiocco, che abbiamo visto prima, il super capo. E vi presento il metaverso. Eccoci. Allora, praticamente, a differenza degli altri metaversi che hanno sviluppato tutto sulle speculazioni, compra, vendi, terre, senza mettere dentro niente, noi stiamo cercando di creare un metaverso dei contenuti invece. Quindi le ambientazioni non sono non puoi acquistarle, rivenderle, speculare, ma sono con un abbonamento, come fosse un hosting per un sito web. E poi all'interno delle ambienti puoi connettere delle risorse esterne, come Instagram, un tuo e-commerce, YouTube, con un semplice click. Quindi clicca e connetti Instagram e all'interno vedrai l'usabilità, quindi è estremamente semplice. Sì, non devi metterti lì, piazzare le immagini. Per esempio, Young Platform, il loro canale comunicativo più grosso è su YouTube, quindi loro hanno connesso il loro canale YouTube. Adesso vi faccio vedere. Questo è l'ambiente di Young Platform. Come vedete sotto stanno già caricando i video, che li sta prendendo direttamente da YouTube tramite API. Posso guardarmi il video. Qua magari posso organizzare un evento, parlare con la mia community. Tutto qua, ascolto. Ok, siamo una sorta di Decentraland che funziona, messa proprio grazie. Sì, pensiamo che può essere. Più che altro, appunto, rispetto a Decentraland abbiamo evitato quel meccanismo di speculazione che poi ha fatto sì che rimanesse tutto vuoto. Infatti, per un certo periodo si è parlato molto, il metaverso è un deserto. Ecco, noi non vogliamo che siano contenuti. Il Web 2 lo vogliamo portare dentro. Trasportarli sulla Web 3. Va bene, quindi